Eccoci qua, dunque abbiamo dato. Sono sul campo numero uno perché sul centrale c'è un incontro fra la Graf e la inglese Wood, che è certo meno interessante sulla carta che non quello fra André Agassi e il portoghese João Cunha Silva. Agassi lo conoscono tutti, questo inquadrato invece è Cunha Silva, che è un po' meno conosciuto, è il numero 119 del mondo, è stato al massimo numero 109. Game Agassi. E quindi è un po' vicino ai suoi limiti. Agassi ha appena vinto il primo game del match, che è cominciato davvero due minuti fa. Agassi lo abbiamo visto battere al primo turno Karbacher, ed era una partita destro. Ha cambiato completamente il suo modo di servire. Adesso è in vantaggio 1-0 contro Cunha Silva. Vedremo dopo battere senza più fare il giro del braccio dietro la spalla, lanciandosi la palla un po' come faceva l'americano Jay Berger, un po' come fanno certi battitori nella pallavolo. 15-0 intanto. Comunque va detto che per Agassi, una volta superato quel primo ostacolo abbastanza duro di Karbacher, poi non poteva trovare tutto sommato un avversario più comodo di questo Cunha Silva, che è un terraiolo 59. Che in grandi risultati non ne ha mai ottenuti, anche se forse il torneo nel quale si è espresso meglio è stato a Tel Aviv nel 92, dove è arrivato in semifinale in singolare e in doppio lo aveva addirittura vinto insieme a Mike Baur, e non c'era mai stato un giocatore portoghese che avesse vinto qualcosa in torneo ATP. 15-30. Pochino appena più forte di Cunha Silva è stato probabilmente Nuno Marques, che però ora ha smesso di giocare, non figura più nemmeno fra i primi 200-300 giocatori dell'ATP. Marques era arrivato fra i primi 100, è un giocatore che aveva anche un discreto talento, ma era troppo piccolino. 30 pari. Al primo turno Cunha Silva ha superato Matheson, un giocatore che aveva battuto Lasek al Queens, che quindi poteva essere considerato forse favorito nei confronti del portoghese, che certo grande esperienza sull'erba non ha. Ecco qua il passante di là, di Agassi. Cunha Silva gioca il suo primo torneo a Wimbledon. 30-40, c'è subito la palla break per André Agassi in apertura di match. 1-0 per lui. Oggi grandi titoli per la vicenda del tifoso che importuna Steffi Graf, tifoso che ieri è stato allontanato dalla polizia dopo che pare avesse gridato alla Graf: farai la fine di Monica Seles. Tra l'altro la polizia tedesca si è poi saputo ha fatto sapere, intanto Cunha Silva tiene il servizio, uno pari, ha fatto sapere che questo tizio tedesco di Francoforte era stato già fermato due volte, in un'occasione perché era stato per 5 giorni a dormire fuori dalla
porta di casa Graf a Brühl in macchina, quindi completamente folle. L'avevano anche trovato invece un'altra volta che stava scavalcando il muro di casa Graf. Insomma, un fanatico di cui un po' effettivamente preoccuparsi. Doppio fallo di Agassi che, servendo in questo modo, l'altro giorno contro Carbacher aveva comunque messo a segno 10 ace. Vedete, seguite il suo movimento. Intanto Thielemann conduce 5-4 nel quarto set, però è Simeon al servizio, quindi nessun break. Love 30. 0-30. Sono andato a vedere giocare Thielemann, molto bravo, molte palle break nel primo set. E a due punti dal match in questo momento, perché 30 pari, però insomma Simeone ha un gran 15, servizio. 30. Intanto qui 15-30 fra Agassi e Cugna Silva, uno pari. E dicevo, ecco, mi pare che Thielemann ricordi un po' come compattezza fisica il sudafricano Crick, e c'è attenzione perché vedo sullo schermo che c'è un match point per Laurence Thielemann. Match point per approdare al terzo turno, dove troverebbe Richard Krajicek, che abbiamo visto appena battere Jaakko Eltin 6-4, 6-4, 6-4. Vedete che la prima palla di servizio di Agassi, anche in questo giocata in questo modo, è ugualmente piuttosto efficace. Vi ho detto 10 ace l'altro giorno contro Carbacher, semmai mi pare che possa avere qualche problema con la seconda di servizio, la quale riesce a dare meno spinta. Qui ha tentato l'ace, era convinto di averlo fatto. Annullato intanto nel frattempo il match point a Thielemann da Simeon. Abbastanza curioso che ci ritroviamo a parlare di questo giocatore che italiano ha la mamma, ma poco d'altro. Agassi tiene il servizio, conduce 2-1 nel primo set. Partita che sulla carta non dovrebbe riservare grosse sorprese, ma comunque Agassi va seguito, perché insomma non si è ancora sicuri al 100% della sua condizione. Ha un buon tabellone indubbiamente, perché a parte questo Cugna Silva oggi, poi dovrebbe incontrare il vincente fra Todd Nelson e l'australiano Rafter. In questo momento è in vantaggio l'australiano Rafter, che ha vinto i primi due set, vince 4-1 anche nel terzo. Non ci sono davvero grandi tradizioni alle spalle di Cugna Silva, non c'è mai stato un giocatore portoghese davvero forte a mia memoria. Da diversi anni si gioca proprio il primo torneo che apre la stagione sulla terra battuta, è quello dell'Estoril, quindi in Portogallo, quindi c'è una discreta tradizione organizzativa, ma ancora non grossi giocatori. Intanto io non so cosa stia accadendo sul campo 16 dove giocano Simeon e Thielemann, perché da parecchio tempo il punteggio sul computer sembra bloccato sul 5-4 per Thielemann e 40 pari. Non so se è accaduto qualcosa. Da 15. Oh.
Beh, un errore abbastanza clamoroso da parte di Cunha Silva, che d'altra parte sulla terra a rete non ci va mai. E qui già l'altro giorno contro Matheson invece batteva e scendeva palla dopo palla, quindi ha stravolto completamente le sue caratteristiche tecniche. Cunha Silva ha giocato comunque piuttosto bene in Coppa Davis. Ottimo intanto il passante di Agassi, c'è subito un'altra palla break anche in questo quarto gioco, 30-40. Dicevo che in Coppa Davis Cunha Silva ha giocato contro la Russia lo scorso anno e ha battuto Cernokov, poi dopo ha perso da Cherkasov ma in 4 set, quindi insomma prestazione più che sufficiente. Agassi di un altro livello. Fuori è un po' lento questo scatto di Agassi, molti tra l'altro hanno un po' ironizzato al di là del questione della depilazione allo stomaco, ma sul fatto che sia un po' cicciottello, un po' aumentato di peso, e mentre furono avanzati i sospetti piuttosto pesanti sul fatto che lui fosse aumentato improvvisamente di 7-8 kg fra la finale del 1990 quando perse all'Open degli Stati Uniti, esce intanto il Cunha Silva. Quando perse da Sampras nella finale del 1990 a Flushing Meadows, poi Agassi scomparve per un po' e si ripresentò con molti chili in più, ed erano chili di muscoli. E intanto vi posso dare la notizia che Thielemann ha vinto contro Simeon in 4 set, quindi questo giocatore che ha per un terzo italiano, un terzo belga, un terzo olandese, ma che ha passaporto italiano, ha battuto Simeon 6-3, 6-4, 3-6, 6-4, ripeto, 6-3, 6-4, 3-6, 6-4, ed è approdato quindi al terzo turno. Un buon risultato per lui, che è numero 154 nelle classifiche mondiali, che è uscito dalle qualificazioni. Mentre Agassi continua a conquistare palle break. Advantage Agassi. Ancora un'altra. Thielemann, al di là della sua abilità dimostrata come singolarista qui su questa superficie, Peter Fleming continua a sostenere che sia buono anche sulla terra battuta. Per me è un giocatore valido soprattutto su questi campi, è molto calmo e molto tranquillo e soprattutto molto rapido, serve piuttosto bene, ha un ottimo rovescio, invece un dritto un pochino da rivedere, però ha delle caratteristiche tecniche che potrebbero davvero consentirgli di arrivare fra i primi 50 del mondo e magari di restarci. Ha solo 20 anni e mezzo e credo che potrebbe essere utile al tennis italiano soprattutto come doppista. Che vi ricordo che in coppia con Paes al torneo, mentre intanto Agassi conquista l'ennesima pala break di questo gioco sul 2-1, dicevo che al Queens in coppia con l'indiano Leander Paes Thielemann aveva battuto prima Sampras e Ivanisevic, poi Renneberg e Wheaton, coppia che dovrà affrontare di nuovo qui a Wimbledon al primo turno del doppio. Annullata anche questa palla break.
Vantaggio pari ancora questo lungo quarto game con fallo di piede chiamato Acuña Silva. E qui c'è un doppio fallo di Acuña Silva e ancora una palla break per Andrea Agassi. Tielemans, ve l'ho già detto prima, dovrà incontrare al prossimo turno, al terzo turno, l'olandese Krajicek. Olandese è anche il papà di Tielemans, funzionario alla CE. È comunque un giocatore sul quale credo si possa contare abbastanza per il prossimo futuro, perché è serio, non dice una parola in campo. Nel primo set ha dovuto oggi... è riuscito a fare il break all'ottavo gioco, alla settima o ottava palla break, e non si innervosiva mai. C'erano degli spettatori italiani a seguirlo che dicevano: che differenza con Diego Narciso. Intanto qui è sfumata anche un'altra palla break. Ottima risposta di Agassi su un servizio un po' morbido. Advantage Agassi. E ancora una palla break. Ma non riesce a trasformarla Agassi, e quindi palle break sono già 5, tutte annullate. E c'è un vantaggio per Acuña Silva in questo game interminabile. È rimasto indietro, questa volta Acuña Silva non è riuscito a venire avanti dietro il servizio. Vedete come comanda il palleggio da fondo Agassi, che però poi sbaglia molto male questo dritto. Acuña Silva salva 5 palle break, sta sul 2 pari, e noi credo che possiamo passare sul campo centrale, perché nel frattempo Steffi Graf va di fretta, conduce 5-1 contro la inglese Claire Wood, che in questo momento è al servizio. Guardate che volete ha fatto in allungo. 30 pari, la Wood è il numero 109 nelle classifiche della WTA, è qui alla sua settima partecipazione, anzi ottava partecipazione a Wimbledon. In tutto ha vinto 2 volte sole, poi 7 sconfitte. Qui ha battuto la Cocta 6-1-6-1, la Cocta era entrata in tabellone come lucky loser, come ripescata. 40-30. 40-30, naturalmente onore del centrale alla Graf, che oggi non dovrebbe essere disturbata da alcuno spettatore, almeno così ci si augura, comunque misure di sicurezza sempre più forti. Thank you.
Graf si sente sicuro di sé, viene a rete anche su una palla sulla quale normalmente contro l'altro avversario non sarebbe venuta. Conquista il punto, 40 pari sul 5-1 per lei. Servizio Claire Wood, ragazza di 25 anni, quindi certo non davvero una promessa. Cercherà di far meglio e ha già fatto meglio di Killery Sharp, l'australiana che aveva perso ieri da Steffi Graf 6-0, 6-0 in 38 minuti. Advantage Miss Wood. Ha già fatto un game e rischia di farne un secondo. Vantaggio per lei. Tanto Van Rensburg è avanti 2-7-1 contro McLagan, uno dei cinque inglesi che aveva passato il primo turno. In contropiede il dritto della Graf, vantaggio a pari. Deuce. Mentre nel frattempo noi abbiamo abbandonato André Agassi, il quale ha trovato modo di perdere il servizio sul due pari dopo aver avuto una caterva di palle break fra secondo e quarto gioco. Quindi c'è sorprendentemente Cugna Silva in vantaggio per 3-2. È corto il pallonetto della Graf, l'idea non era cattiva ma l'esecuzione è stata meno buona. Lo rivediamo. Ha visto abbastanza in tempo, saltato piuttosto bene, si è coordinata discretamente. Ancora per lei una palla del 2-5 nel primo set. Serve bene e lo conquista. Mentre l'australiano Rafter ha vinto in 3 set contro Todd Nelson, 7-6, 6-4, 6-2. Anche subito dopo la vittoria, sì, era contento ma ha contenuto la sua gioia, ha stretto la mano a Peter Fleming, si è comportato molto bene. Intanto Steffi Graf serve per il primo set in vantaggio 5-2. Vicino a me, mentre guardavo la partita di Tielemann, c'erano molti tifosi italiani che dicevano ma questo davvero non assomiglia a Narciso, perché era talmente inappuntabile il suo comportamento. Infatti non sembrava italiano. No. Però fa piacere, ecco, di vedere un giocatore che si comporta bene sul campo. Sono aspetti che vengono considerati trascurabili, evidentemente dai nostri dirigenti e dai nostri tecnici, ma a me sembrano invece quasi primari. 30-0 con Steffi Graf che serve. Ubaldo, dicevi prima che Steffi ha giocato ieri sul campo centrale. Sì. A mio parere le hanno restituito il campo centrale un po' per ragioni di prestigio e un po' anche per ragioni di sicurezza. Un po' per quello e un po' anche perché gioca contro un inglese. Ci sono almeno tre ragioni concomitanti. Sì. Game and first set, Miss Graf. Ed ecco che la Graf, 32 minuti, 6-2, il primo set. Penso che si possa tornare sul campo numero uno, eh.
Ecco qui Andreino Agassi. Punteggio è 3-2 Cugna Silva. E alla fine chiude il punto Agassi con la volée di dritto. Anche in questo game Agassi aveva già avuto la palla break, questa è un'altra adesso, quella che si dovrà giocare, quindi in tutti e tre i servizi di Cugna Silva Agassi ha sempre avuto la palla break, anche se per ora non è riuscito a trasformarle. È una bella risposta, risposta tenuta bassa. Three games all. Tre pari, quindi break contro break. Ecco, negli stessi 32 minuti in cui Steffi Graf ha vinto il primo set, ecco qui siamo invece tre pari. Sì, qui sei game. Ha avuto 9 palle break Agassi, vedi, ne ha sfruttata una, mentre Cugna Silva, l'unica che si è procurato, ha levato il servizio. E vedi, vuol dire che il giocatore gioca bene i punti importanti. Love 15. 0-15. Quindici pari. Ha sbeciato di forza questa volta Agassi. 13-15. Con quel tipo di movimento che fa con il servizio riesce a dare abbastanza angolazione alla palla, casomai un pochino meno di potenza e quindi un pochino più svantaggiato sulla seconda che non sulla prima. Un pochino l'americano Jay Berger. Beh, si è avventurato in una zona difficile da difendere Cugna Silva. Sì, si è deciso tardi ad attaccare e quindi è rimasto a tre quarti campo nella terra di nessuno, anzi nell'erba di nessuno. Lì non... Pochi giocatori, Frank Sedvan, Ken Roosevelt potevano difendersi in quella zona del campo. Sì, si giocava anche per la verità un po' più piano, certo. Quindi era anche un po' più facile giocare la volea a tre quarti campo. Qui arrivano le botte tali che sono difficili da controllare, però è abbastanza veloce Cugna Silva, anche se qui viene nettamente sorpreso. Agassi conduce 4-3 nel primo set, un break per parte. Serve con le palle nuove Cugna Silva, 3-4 primo set. Ha perso il primo set 6-3 contro Brad Gilbert. Rostagno ha vinto 6-2 il primo set contro Ondruska. Lasek e Pecci sono al tie break del primo set. Leconte ha vinto il primo set 6-4 su Prinosin. Prinosin è un giocatore che è diventato tedesco da poco, che era cecoslovacco, soltanto l'anno scorso ha avuto il passaporto proprio tedesco, era diverso tempo comunque che stava in Germania. Ancora, però è fuori. Stavolta è lungo. Stavolta è lungo.
30-15. L'ha messa sulla riga questa volée, niente male, addirittura con un pizzico di taglio esterno, riguardate, mica facile, palla che proprio dopo il rimbalzo è finita ancora più all'esterno, nulla da fare per Agassi. Anche questo contropiede, gioca mica male Cugna Silva, è un po' troppo leggero. Sì, sì, gioca un po' all'antica, no? Come si giocava 20 anni fa. 40-30. Okay. 4 pari, primo set. 4 games all. Pare che Cugna Silva abbia sulla maglietta il simboletto delle compagnie aeree portoghesi, la TAP. Take another plane. Sì, prendi un altro aereo, dicono. Beh, ora questo non è carino a dirlo. Però. No, beh, magari è una buona linea aerea. È che c'era questa abitudine di trasformare le sigle delle compagnie aeree, fare un po' di scherzetti. Non si salva, non se ne salva quasi nessuno. No, la più carina, se posso permettermi, è la Sabena, quella belga. Such a bloody experience, never again. Dice un'esperienza di questo brutto tipo, mai più. Mai più. In realtà sono poi cose ingenerose, sono degli scherzi, insomma, non vanno presi sul serio. Quattro pari, quindici pari, campo numero uno. Sulla rete si butta mica male, già l'avevo visto ieri contro questo Matheson, io pensavo che l'inglese avrebbe vinto anche perché Matheson aveva battuto l'Asek al Queens, invece Cugna Silva attaccava palla dopo palla e a rete non è male, anche se attacca su colpi un po' morbidi. Adesso 15-30. La volée di rovescio di Agassi per il 30 pari. Tanto Jakob Lasek ha vinto al tie break, 7 punti a 3 il primo set con l'inglese Petchy. Nei tie break Lasek si è allenato contro Narciso. C'è anche una vicenda che riguarda la squadra svizzera e quella israeliana. Lasek non vuole giocare contro Israele nella partita di spareggio. Sapete che la Svizzera ha perso in India, quindi è costretta a giocare a spareggio per rimanere in A dopo essere arrivato in finale lo scorso anno. Beh, gli israeliani hanno detto che non vogliono giocare di sabato e vorrebbero giocare la Coppa Davis martedì, mercoledì e giovedì. E Lasek ha detto, ma io devo giocare dei tornei, dice, non ho nessuna intenzione di cambiare per questioni anche religiose. E tra l'altro deve giocare il torneo di Bordeaux. Insomma, alla fine credo che finiranno per giocare come tutti, venerdì, sabato e domenica. Saranno scomunicati. Lo schiaffo di Agassi, che ha così annullato la palla break.
Intanto sul centrale 2-0 Graf, secondo set. Advantage Agassi. Vantaggio Agassi. Krikstein e Washington sono al tie break del primo set. E vedi che riesce a servire anche di potenza. Agassi 5-4, primo set. Washington sono sempre nel tie break, 6 punti a 5 Washington, ma serve Krikstein. Korda ha preso un break di vantaggio nel secondo set, conduce 3-1, ma ha perso il primo contro Brad Gilbert. E i portoghesi giocano bene a calcio. Verrà assunto dal Benfica, eh? Se fallisce come tennista. Doppio fallo. 0-15. Dicevi prima di Gilbert. Gilbert è uscito fuori da un primo turno che non era facile, perché ha battuto, battuto Bergström. Era uno svedese che qui a Wimbledon ha giocato bene. Un punteggio strano, perché sì, io la partita non l'ho vista, quindi non posso dire, ma mi sembra che sia questo 6-0 a un certo punto. Sì, c'è stato, aveva perso il primo 6-1, poi 6-3, 6-0, 6-1, cioè ha perso 4 games, ecco, sull'erba, fra gli uomini è difficile vincere con punteggi molto secchi se l'avversario serve dignitosamente. Tentativo di recupero a una mano sola di rovescio di Agassi che non riesce, 15 pari. Con Cugna Silva che serve per rimanere nel set sul 5-4 Agassi. Forty-fifteen. 40-15. Non aveva risposto male Agassi, ma indenivole di dritto Cugna Silva. Conquista il punto. 5 pari. Per essere un giocatore nato e cresciuto sulla terra battuta, Cugna Silva a rete dimostra di avere delle qualità insospettate. 5 pari. E magari sono giocatori che non hanno mai giocato sull'erba e poi si arrivano e per ragioni così quasi misteriose riescono ad adattarsi bene. Ricordo quell'anno in cui Canè non vinceva, stava vincendo con Land. Canè non aveva quasi mai giocato qui sull'erba. Giocò molto bene, avanti due set, poi possibilità addirittura di portare a casa il match. Era ancora Land quello vero. 0-15. Sai cosa c'è? Che Agassi ha la tendenza a rimanere indietro sul servizio e questo Cugna Silva viene avanti abbastanza facilmente. Quindici pari. Chi vince questo match dovrà giocare contro l'australiano Rafter. Gli australiani sull'erba fanno sempre un po' paura. Sì, ma al terzo turno non puoi trovare tanto meglio di Rafter. È vero. Rafter è uscito dalle qualificazioni. Al primo turno magari è un turno, primo turno sfortunato, al terzo turno è un terzo turno fortunato. Certo. Tutto è relativo. 30-15.
La risposta vincente di dritto di Cunha Silva. Era un po' morbida, la battuta di Agassi, hai visto? Ma è quello che ho notato io, cioè nel nuovo movimento Agassi riesce ad essere incisivo sulla prima palla, ma è un po' corto sulla seconda. E la seconda palla sull'erba ha un'importanza notevole, perché se non ti entra la prima devi difendere il servizio, diventa un problema. Sbaglia di rovescio Agassi, 30-40, palla break, piuttosto delicata perché arriva sul 5 pari. È successo in un paio di occasioni che Agassi nello scambio fra i due rovesci abbia finito per sbagliare lui per primo. Questo è abbastanza insolito. Guarda cosa è riuscito a fare. Ha giocato un rovescio in lungo linea davvero bello. Cunha Silva ottiene il break, servirà per il set. Calcio di rigore. Non va tirato benissimo, no, questo rigore, no. Però ha fatto il gol lo stesso.